Il Fondo Monetario Internazionale si pronuncia sulla crisi americana dei mutui ed afferma che si tratta di un problema che, per la sua portata, non si verificava dalla fine degli anni 30. Lo stesso Fondo Monetario avverte il presidente Bush che la crisi adesso sta spingendo gli Stati Uniti verso la recessione. Fortunatamente per l'Europa, i sistemi finanziari dell'Eurozona sono più stabili e più sicuri. Negli Stati Uniti, invece, c'è la necessità di misure decisive che permettano a tutto il sistema finanziario di riprendersi e di stabilizzarsi di nuovo. Comunque anche in Europa il problema è grande ed il presidente della Banca Centrale getta l'allarme sulle possibili ricadute disastrose della crisi americana. Per quanto riguarda i nostri mercati finanziari, anche le borse europee sono tornate ad indebolirsi e la preoccupazione degli operatori è evidente. Sentiamo un intervento del ministro Tremonti. Le conseguenze della crisi sul sistema bancario e assicurativo italiano rimangono contenute. Il ministro conferma comunque che, insieme alla Banca d'Italia, è stato già concertato un massiccio piano di intervento per proteggere, se ve ne fosse bisogno, sia i risparmi delle famiglie che le attività economiche italiane.